Benvenuti all'appuntamento con gli approfondimenti culturali di Naviglio Parlante News. Oggi vi farò conoscere un vero artista che si è messo all'opera proprio davanti ai nostri occhi, ma non vi dico di più, guardate il video! Naviglio Parlante News oggi vi farà conoscere un fumettista per passione, Simone Rouge, di Settimo Milanese e corbettese da 3 anni. Ora ci racconterà qualcosa di lui mentre schizzerà una tavola dal vivo per noi. Prego Simone, raccontaci di te. Ciao, innanzitutto. E niente, allora, ho fatto questi 2 libri. Sono emozionato, forse è la mia prima intervista. Spero ti porti fortuna. Speriamo bene. Allora, ho fatto questi 2 libri, sono due raccolte di fumetti, di vignette satiriche. Satiriche sono vignette su, non sono strettamente politiche, ma sono sulla società in generale, quindi trattano politica ma anche altri temi, anzi in particolare io nel frattempo disegno, che almeno assolutamente sì, ti ringrazio, anche perché anzi mi hai incastrato in questo disegno al volo, non lo sapevo. Allora, e praticamente ho fatto questi 2 volumi, sono 2 volumi tematici, uno che tratta l'immigrazione e la sicurezza in Italia ed è il primo volume pubblicato, che è questo, te lo faccio vedere, e in particolare è centrato sul pacchetto sicurezza che adesso è legge, infatti il volume si chiama Io disegno di legge ed è stata la prima opera uscita. In contemporanea è uscita questo secondo volume che raccoglie invece una serie di lavori sulla guerra e sui diritti umani. Sono una raccolta di lavori che io disegno tutte le settimane, li disegno e li ho rivisti appositamente per queste pubblicazioni, quindi alcune sono state ridisegnate, trovando qualche inedito, qualche approfondimento su questi temi. E tu mi chiedevi quante ne disegno, come le disegno. Beh, allora, innanzitutto disegno su carta gialla, come vedi. Il giallo non è proprio questo originale che tu vedi, ma ci siamo per l'occasione. Disegno e la tengo giallo perché sono stato un po' una sorta di fortuna, è arrivato, è arrivato da solo e è rimasta perché era proprio, non lo so, sono emozionatissimo, guarda, anche disegnare mentre parlo è una cosa che ti ringrazio. E è rimasto il giallo perché è stato una specie di colpo di fortuna, sono arrivati dei fogli gialli che ho deciso di tenere e quindi sono rimasti il colore. In realtà le vignette sono in bianco e nero e hanno come personaggi dei vermi. Dei vermi? Sì, in realtà dei vermi, oppure ogni tanto ci sono qualche inserto umano, delle mani, dei piedi, così, però i personaggi principali sono dei vermi, perché questa, diciamo, questa società che rappresento, io l'ho chiamata una società che striscia, perché in realtà nei miei lavori principalmente sono i fatti negativi, diciamo, di questa società. E quindi ho utilizzato un animale brutto, un animale schifoso, che è il verme, appunto. Il processo com'è? I disegni poi? Chimi? Allora, ma in realtà prima faccio degli schizzi, ad esempio qua così, giusto? Mi è venuto giù così, ma tanto non è un problema, perché tanto io inizio, poi disegno a matita, a volte le faccio direttamente, magari anche a pennarello, in altri casi come quando non so cosa sto facendo, magari inizio a matita e poi cambio idea. Quindi do un bel titolo, magari a volte, che è una sorta di introduzione dell'argomento. In questo caso qua la nostra intervista, Naviglio Parlante. Naviglio Parlante News. Ok. Poi magari comincio anche già a disegnarla un po' meglio, sì. Che almeno il pennarello sicuramente mi dà un pochino più precisione nel lavoro, marca bene i dettagli, quindi le espressioni. Sì, perché siamo comunque, il disegno deve essere molto semplice, perché deve essere
Sì, magari poi da quando disegno a quando poi lo coloro cambio anche certe cose, perché magari ci penso mentre vado e quindi certe cose che avevo pensato all'inizio poi variano. Quindi le elabori? Sì, sì, lo elaboro. Anche perché a volte ho un'idea in testa che poi si sviluppa man mano che disegno. Certo. E quindi matura anche l'idea, insomma, sì, cresce. Sì, matura, e quindi è giusto che anche il disegno si adegui un po'. Poi solitamente i miei vermi hanno una particolarità. Uno è sempre a righe ed è un po' quello un po' ingenuo, diciamo. E il secondo invece, che è un pochino, non dico la mente, ma è un pochino il lato cattivo, quello che si fa le domande, quello che a volte dà le risposte, quello un po' più cinico, diciamo, che è sempre a pallino. In realtà non hanno dei nomi, quindi righe pallino potremmo chiamarli, non hanno un vero... Hanno queste caratteristiche che li contraddistinguono. Esattamente. Ho capito. Ecco la vignetta terminata, dedicata a Naviglio Parlante News, il primo regalo che riceviamo, Rouge. Grazie mille. Grazie per essere stati con noi, alla prossima con Naviglio Parlante News.